Amici e amiche di Isola Libera, bentrovati al nostro TG. Iniziamo subito la nostra rassegna. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum sulle trivelle. Il quesito riguarda la durata delle autorizzazioni d'esplorazione e trivellazioni dei giacimenti già rilasciate. I quesiti referendari proposti erano in tutto 6. L'ufficio centrale della Cassazione li aveva accolti tutti, ma il governo ha introdotto una serie di norme nella legge di stabilità che hanno messo mano alla materia, ribadendo il divieto di trivellazioni entro le 12 miglia mare. La Cassazione ha quindi nuovamente valutato il referendum, ritenendo ammissibile solo il 6°. Il quesito riguarda la norma che prevede che i permessi e le concessioni già rilasciati abbiano la durata della vita utile del giacimento. C'è stato l'esame della Consulta che pure ha ritenuto ammissibile il 6° quesito referendario. Voltiamo pagina con una bella notizia che viene dalla sanità lucana. 2 trapianti complessi di cornea sono stati effettuati per la prima volta nell'ospedale San Carlo di Potenza dall'equipe dell'oculistica su 2 pazienti di 28 e 60 anni. L'ho reso noto in un comunicato l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera. La politica, 3 assessori comunali di Potenza, Rosanna Argento, edilizia e attività produttive, Leonardo Cuoco, programmazione, Nicola Stigliani, servizi sociali, hanno presentato le dimissioni per motivi personali e le deleghe sono state assunte ad interim dal sindaco Dario De Luca. Lo si è appreso lo scorso 21 gennaio a Potenza. La giunta comunale passa così da 9 a 6 assessori. I dati dell'Università della Basilicata sugli iscritti e sugli immatricolati nell'ultimo triennio sono contraddistinti da un segno positivo. Rispetto al precedente anno accademico, il 2014-2015, il numero di matricole quest'anno è cresciuto del 3,34%, quello degli iscritti totali nell'Ateneo Lucano dell'1,84%. Gli immatricolati dell'Unibas nell'anno accademico 2015-2016 sono complessivamente 1.329, gli iscritti invece 6.573. Nell'anno accademico 2014-2015 gli iscritti ammontavano a 6.454, mentre gli immatricolati a 1.286. Su proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Braia, la giunta regionale ha approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in gestione a titolo gratuito del centro per la produzione di vini e spumanti di Barile nel Potentino. L'ha reso noto l'ufficio stampa della stessa giunta specificando che la concessione avrà durata di 20 anni e che l'affidamento in gestione dell'impianto sarà disciplinato da apposita convenzione. Braia ha sottolineato che dopo 20 anni la sede della cantina pubblica sociale di Barile, nell'area più prestigiosa per l'enologia lucana, sarà affidata a nuova gestione. Grazie per aver seguito il nostro TG, l'appuntamento è per la prossima settimana, buon weekend!